tutti, sono Elisa, mi occupo di dietetica, nutrizione e cure naturali. Oggi vi parlerò di intolleranze alimentari e disbiosi. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sui falsi miti e ciò che è effettivamente reale. Ogni mese visito in studio parecchie persone che mi si recano con il problema del dimagrimento, cercando un piano alimentare per quelle che sono invece, secondo loro, delle intolleranze alimentari. Mi si presentano con diversi fogli che riportano liste infinite di alimenti da escludere, che se dovessi fargli un piano dietetico dovrei praticamente dare aria e acqua. Vediamo se è realmente così. Ci dobbiamo porre due domande essenzialmente. La prima è: una intolleranza alimentare fa realmente ingrassare? Dunque, chiaramente non è proprio così. Vero è che se si soffre di intolleranze, se sono reali, adesso lo andremo a vedere in che senso, ci si sente appesantiti, la pancia risulta gonfia, può risultare anche parecchio gonfia, come un tamburo, quindi in tensione. E abbiamo fitte, possiamo avere dei crampi, anche disturbi nell'alvo, che può essere stiptico o diarroico. Questo non ha niente a che vedere con quello che è il dimagrimento. Altra domanda che spesso, chiaramente e giustamente, mi pongono gli stessi clienti, gli stessi pazienti: ma devo veramente escludere tutto? Cosa devo mangiare, dottoressa? Legittimo, chiaramente. Facciamo un po' la chiarezza sul punto della situazione. Intanto dobbiamo dire che non esiste un test scientificamente validato che riscontri tutte quelle intolleranze, tutta quella lunga lista di intolleranze cui nel 90% dei casi risultano appunto dei test che troviamo comunemente in giro, test che purtroppo spesso e volentieri siamo al punto che vengono somministrati anche nei centri estetici. Ciò che è vero invece è che esistono dei test specifici per alcuni alimenti e più per alcuni componenti degli alimenti in particolare, come ad esempio il lattosio nel caso del Bread Test, come il nickel nel caso del Patch Test, e questi sono dei test validi. Discorso diverso invece per esempio quello del glutine. Il glutine è demonizzato negli ultimi anni in tutti i modi. Glutine che a differenza della celiachia, ecco, dobbiamo far chiarezza: un conto è la celiachia, un conto è la sensibilità al glutine. Invece intere famiglie, mi rendo conto al giorno d'oggi, escludono il glutine del tutto o quasi dall'alimentazione, andando ad acquistare prodotti gluten free che alla fine altro non sono che un concentrato di amidi, perché per lo più sono a base di riso e mais, con spesso e volentieri anche l'aggiunta di parecchi zuccheri per migliorare, diciamo, la performance del prodotto stesso, renderlo più palatabile. Quindi quello che alla fine facciamo è tutto il contrario di quello che vorremmo. Andiamo cioè a mettere calorie inutili e amidi inutili, che portano invece in questo caso sì magari ad un aumento del peso, dove in realtà non è necessario. Ma lasciamo perdere per un attimo il discorso glutine e celiachia, che è un discorso più complesso, e torniamo invece alla nostra lista infinita di alimenti da escludere per presunte intolleranze alimentari. Cosa significa, mi direte? Dottoressa, ma è vero che io mi sento gonfio e ho disturbi gastrointestinali per qualsiasi cosa mangi? Verissimo. Quelle infatti di cui stiamo parlando non sono intolleranze alimentari, ma un fenomeno che purtroppo al giorno d'oggi è sempre più diffuso, che va sotto il nome di disbiosi. Come si presentano la disbiosi? Chiaramente ne soffre un numero sempre maggiore di persone, perché tra le tante cause, soprattutto nei paesi occidentali, perché tra le tante cause c'è lo stress in primis. Ricordiamoci che lo stomaco è un secondo cervello e che abbiamo tutta una serie di terminazioni nervose enteriche, che lo stress viene catalizzato, diciamo, lo stress a livello intestinale, portando uno stato infiammatorio che a lungo andare, cronicizzato, porta a delle vere e proprie lesioni. È una sindrome, per dirla all'inglese, dell'intestino indebolito, leaky gut, dove si andranno a creare delle microlesioni attraverso le quali passeranno delle molecole assunte dai cibi stessi che normalmente non danno disturbo, ma che in condizioni di forte infiammazione porteranno tutti i disturbi di cui abbiamo accennato. A questo fenomeno dobbiamo anche dire che si contribuiscono anche le cure farmacologiche chiaramente prolungate, anche quando magari non dovuto. Mi riferisco soprattutto agli antibiotici, quindi tutto un quadro, diciamo, complesso, che porta a quello che noi pensiamo essere un discorso di intolleranza alimentare. In realtà non è proprio così.
Contemporaneamente, concomitante a questo discorso, si crea anche, al discorso infiammatorio, quindi si crea anche una alterazione della flora batterica intestinale, cioè dei nostri batteri buoni, quali i bifidobatteri, i lattobacilli, che tengono, diciamo, sotto controllo i batteri patogeni e quindi contribuiscono al nostro benessere. In caso di infiammazione, essendo molto sensibili, quindi saranno sopraffatti da quelli che sono invece i batteri patogeni, scatenando anche patologie quali candidosi intestinale oppure eccessi di Escherichia coli. Tutto va praticamente nel quadro che abbiamo appena descritto. Cosa fare allora per migliorare quindi lo stato di salute e sgonfiarci, in questo caso nel senso vero del termine, quindi sgonfiarci dal meteorismo, dalla fermentazione, perché è quello di cui si sta parlando. Prima cosa quindi da fare è riparare questo intestino. Come lo ripariamo l'intestino? Ci sono delle cure naturali, delle erbe, quali possono essere l'aloe, quali possono essere gli estratti di semi di pompelmo, che vanno proprio a togliere l'infiammazione e a cicatrizzare, come nel caso dell'aloe. Contemporaneamente dobbiamo fare un discorso di pulizia e reintegrazione, quindi reintegrare la flora batterica. Pulizia dei patogeni tramite appunto dei rimedi che fanno da antibiotico specifico, e contemporaneamente ricolonizzare con i batteri appunto buoni, che sono i fermenti lattici, ma non generici, dei ceppi specifici, di cui praticamente bisogna valutare di caso in caso in base al problema. Solo in questo modo possiamo, solo con questi presupposti possiamo associare una dieta, la quale dieta non è l'esclusione indiscriminata di tutta la lista che ci si presenta, ma di quegli alimenti che sono pro-infiammatori, che in quel caso sì, possono essere il lattosio, possono essere il glutine all'inizio, e poi man mano magari verranno reintrodotti. Soltanto con una dieta d'esclusione mirata possiamo risolvere il problema. Quindi attenzione ad affidarci subito a primo, diciamo, impatto a dei test che alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, se non farvi spendere anche parecchi soldi. Quindi facciamo un discorso equilibrato e graduale, e affidiamoci a persone che valutano di volta in volta, esperti che valutano di volta in volta il vostro problema, che sarà singolo e solo vostro. Se vi avete trovato interessante il video, volete maggiori informazioni, volete approfondire l'argomento, mettete un mi piace o comunque commentate la nostra pagina o veniteci a trovare in negozio. Sarò lieta di approfondire con voi il vostro problema. Una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.